Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Anche oggi faremo un piccolo test. Oggi testeremo il trackpad della Apple. La mia dolce metà me l'ha regalato per il mio compleanno, e la ringrazio, perché avevo bisogno di un mouse, diciamo, statico per questione di spazio all'interno dello studio. Durante l'installazione però mi sono chiesto come posso sfruttare al meglio questo trackpad all'interno del mio setup. Così ho cominciato a navigare in rete e vediamo cosa ho scoperto. Navigando in rete ho così scoperto AudioSwift. AudioSwift è un programma per Macintosh che vi permette di trasformare il vostro trackpad in un controller. Funziona sia con i trackpad esterni che con quelli dei portatili e funziona con tutte le principali DAW, quindi Logic, Pro Tools, Cubase, eccetera, eccetera. Il software si può scaricare dal sito audioswiftapp.com. Esiste in due versioni, una versione free, completamente gratuita, quindi, che durerà circa 15 giorni, però funzionante al 100%, e una versione a pagamento che invece ha un costo di 28 euro. Interessante su quest'ultima perché sul sito adesso potete trovare un coupon per acquistarla col 30% di sconto. Sulla prima pagina del sito, come potete vedere, c'è subito la spiegazione delle caratteristiche di questo software, quindi la possibilità di trasformare il vostro trackpad in trigger, in controller per sviluppi, eccetera, slider, mixer e scale. Una parte interessante del sito è anche quella legata al blog, dove potete trovare trucchi e consigli per chi ha le prime armi, come nel mio caso, per insomma sfruttare al meglio l'applicazione. Come vedete è completamente compatibile con Catalina. E naturalmente ci sono i tutorial, sia cartacei che esplicativi come video. Una volta scaricato il software e installato, comparirà quindi magicamente questa fantastica icona, dove avete la sezione preference per gestire il tutto. Innanzitutto potete scegliere che cosa avere all'apertura dell'applicazione, se averla sempre al login, come attivarla, lo vedremo dopo, se con 4-5 dita con un comando specifico, se abilitare o disabilitare il mouse, cosa che io ho fatto perché in effetti ho avuto un po' di difficoltà nello switchare da mouse a controller usando solamente il trackpad, quindi ho preferito usare anche il mouse per gestire le parti, insomma, generiche. La sezione mixer vi permette di scegliere quale sia la vostra DAW, quindi Logic, Pro Tools, Live, vedete ci sono tutte le principali, e che cosa vorrete gestire all'interno della DAW. Trigger, idem, il controller per il trigger e il controller per gli slider. Una volta quindi installato, dobbiamo abilitarlo sul sequencer. Su Logic Pro X sarà sufficiente andare su Control Surface, Setup, New Setup e installerete un Mackie Control generico al quale darete come input e output ovviamente AudioSwift, in questo caso AudioSwift 1, AudioSwift 2. Una volta fatto questo, l'applicazione è completamente funzionante. Come vi dicevo, si abilita da qui, quindi apriremo console e trackpad. Trackpad è utile per capire che cosa stiamo effettivamente toccando all'interno del trackpad, all'inizio è indispensabile. E come vedete da qui possiamo scegliere che cosa andare a controllare. Proviamo subito la versione mixer. Innanzitutto lo abilitiamo, come avete visto, in questo caso uso 4 dita, quindi toccandolo con 4 dita lui si attiva. Con le frecce posso muovermi all'interno del sequencer. Ecco qua. Modalità 1, vedete che ho la possibilità di scegliere i fader, il solo, il mute e il rack. Ops, bisogna farci un po' la mano sugli spazi e il rack. Modalità 2, oltre al fader ho anche il pan. Modalità 3, posso fare un piccolo gruppo, quindi muovere sia fader 1 che è fader 2, quindi farlo a gruppi essenzialmente. Con l'asterisco invece ho la possibilità di usare il jog wheel, che per me è fondamentale utilizzando Logic. Interessante perché comprarlo a parte costa una schioppettata. Faccio una prova. Thank you.
eccetera. Molto molto utile. La seconda parte che possiamo fare è il trigger, ad esempio, e possiamo utilizzarlo per una batteria, ad esempio. Io ho provato a usare battery, ma funziona con tutte essenzialmente. Come vedete potete configurarla quindi con la nota di partenza, insomma il canale MIDI che preferite, e poi semplicemente la risposta è molto veloce, non c'è latenza. Io sono una pippa come batterista. Ok. Interessante questo per usarlo anche live, se occorre. La versione Scala è interessante perché vi permette di trasformare il trackpad in un mini Roly, quindi ad esempio utilizzando un suono di Alchemy, che in questo caso stiamo testando. Vediamo un po'. Ok. Andiamo a aprire il trackpad per capire che cosa stiamo facendo. Proviamolo. Figo. Anche qui potete scegliere la nota di partenza della vostra scala e soprattutto che scala utilizzare, quindi maggiore, minore, pentatonica, cromatica, spagnola, quella che volete, insomma. La funzione XY ovviamente invece serve per comandare ciò che volete dare come controller di cutoff, resonance, eccetera, eccetera. Io l'ho segnata al volo, come vedete, ad esempio in questo caso qui muovo il cutoff, quindi e potete dargli fino a tre controlli, quindi con tre dita. Anche qui però potete scegliere che tipo di view dare, quindi se volete dare due controlli, se volete dare un controllo con dei cambi di nota, oppure slider, eccetera, eccetera. L'ultimo sono gli slider, che anche in questo caso qui vi permettono di gestire ciò che volete come cambio nota o play di una sequenza. Naturalmente possiamo utilizzarlo anche per comandare hardware esterni. In questo caso qui ho dato a Logic un canale MIDI esterno, ho assegnato un suono al Nord Stage e andando su console scale bene, premetto che Audioswift non mi sta pagando per dirvi queste cose, ma assolutamente questo è un giudizio personale che ho voluto condividere con voi di questa piccola scoperta, diciamo. E c'è da dire che sicuramente l'app nativa di Apple per iPad per la gestione di Logic è molto più completa e affidabile, sicuramente, eccetera. Però il vantaggio di questo software qui è di usare queste funzioni anche per chi non ha un iPad o
chi non usa Logic, quindi potete usarlo come avete visto su Ableton, Cubase, eccetera, eccetera. Bene, se il video vi è piaciuto o vi è tornato utile, mettete un like o iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!